Buongiorno, ben trovati alla riunione di redazione. Si rientra dalla pausa nazionale. Parleremo ovviamente delle parole dell'agente di Juan Jesus, ma anche della giornata, la 30ª giornata di Serie A che parte sabato alle ore 12:30 con Napoli-Atalanta. Poi ci sarà la sfida Lazio-Juventus con la prima di Tudor sulla panchina della Juve. La Juve che non ha Vlahovic e si ritrova in attacco con Moise Kean e Chiesa. Vedremo l'attaccante se riuscirà a rispondere alla chiamata, perché quest'anno Moise Kean sta avendo un periodo nero. E poi ovviamente anche un altro big match, Fiorentina-Milan, un Milan che dalla pausa nazionale recupera tutti i giocatori, anche Maignan, quindi la situazione infortuni direi che è rientrata per il Milan. E poi l'Inter che lunedì affronterà a San Siro una gara contro l'Empoli. Do il benvenuto a Gianluca Rossi. Buongiorno a tutti. Gianluca, ha recuperato Sommer? Forse? Sì, sto a quello che arriva da piano. Io ero abbastanza prudente perché mi sembra che insomma il campionato insomma ti consenta anche di Audero recuperare. È comunque in preallarme, quindi sì, insomma Debray non ritorna. Ma io avrei fatto giocare, ma ripeto, io sono cresciuto con la prudenza del dottor Volpi. Io avrei fatto giocare a Udine Sommer e quella dopo Debray. Però mi dicono tutti che appunto se il dottor Volpi, che è esageratamente prudente da sempre, autorizza già Sommer oggi e già De Vrij a Udine, chi sono io per dire che non voglio ciò? Voglio ciò. Bene. Don benvenuto anche a Michael Cuomo. Ciao, ben ritrovati. E a Federica Di Bartolomeo. Buon pomeriggio. Allora, partiamo dalle dichiarazioni, perché rientriamo dalla pausa nazionale, abbiamo parlato degli infortuni, ma in realtà dopo la sentenza di inizio settimana del caso Acerbi con la soluzione, questa mattina ha parlato a Bodi e ha detto: spero che Acerbi sia in pace con la sua coscienza. Il ministro dello sport dice: serve unità. L'augurio è che quanto raccolto sia stato sufficiente per la decisione finale, serve unità. E Casini dice: capisco il Napoli. Come le interpretate queste dichiarazioni del ministro dello sport, che si è esposto su una questione così importante come quella della lotta contro il razzismo e il caso Acerbi, che un po' ha diviso tutti noi in queste settimane di pausa e sosta nazionale? Beh, sono anche quello che dice Casini non è da sottovalutare, certo. perché il ministro dello sport parla senza, alludendo un po' al fatto che lui si aspettava qualcosa di diverso. E Casini che dice: capisco il Napoli in relazione a una società che non rispetterà una iniziativa promossa, certo, da Casini. È vero. Perché la Lega Serie A, no? Contro il razzismo, su un tema quindi Casini, così sensibile. Lorenzo Casini è il presidente della Lega Serie A. Certo. Ribadiamolo così, almeno anche gli amici da casa che ci seguono hanno tutto chiaro. Certo, e quindi mi fa capire che anche le autorità dello sport siano sorprese almeno quanto noi. Il problema è che se è sorpreso Cuomo, se è sorpreso Rossi, se è sorpresa Grillo, se è sorpresa Di Bartolomeo, certo, va bene. E se sono sorpresi il presidente della Lega Serie A e il ministro dello sport italiano, secondo me il peso cambia. Ma vado a leggervi le parole. Ma a me posso dire, a vai, me invece Giallo, non frega assolutamente niente, perché in uno stato di diritto esiste il triplice potere, il potere, come sappiamo, legislativo, esecutivo e giudiziario. Siccome questa è competenza del potere giudiziario, Abodi, l'opinione di Abodi vale esattamente come quella di qualunque cittadino. Quindi non è lui che può ristabilire un altro processo. La sentenza, torno a dire, non penso proprio che Juan Jesus si sia inventato tutto, l'ho già detto mille volte. Se adesso vogliamo andare avanti a fare tutti i processi e l'esecutivo, e magari sentiamo anche la von der Leyen, sentiamo tutti e andiamo avanti tutta la vita. In realtà, purtroppo, come dico sempre, ci sono cose che sono pietre tombali. L'albo d'oro. C'è un giudice del competente in questo caso, ed era un giudice che ha deciso. È un ministro della Repubblica che parla su un tema sensibile come il razzismo. No, però non può entrare nel merito del caso. Attenzione, ragazzi. Sto vedendo che ci sono delle dichiarazioni di Gravina, e se da un lato il ministro dello sport ci fa capire che non che sia con Juan Jesus, ma che si aspettava altro, Gravina dice: noi crediamo ad Acerbi, rispettiamo
verdetto che è cessato, l'abbiamo mandato a casa precauzionalmente, non perché fosse già stato condannato, questo poco, ecco, ma sicuro quando lo vedrò italiano lo abbraccerò, ecco. Questo ha detto Gravina, cioè bene, sono parole di poco, cioè, fa, nel momento, cioè, in cui nel senso, un giudice, sono tutti capisco, abbastanza divisi, sì, ma, quando, ma tutti possiamo pensare quello che ci va. Quello che manca, e mi spiace perché manca anche qui, è di capire che quando c'è una sentenza basta, è finita. Se uno non è d'accordo può andare avanti tutta la vita, ma in uno stato di diritto decide il giudice. E quindi, ripeto, c'è, nella Repubblica c'è la differenza di poteri tra il potere giudiziario, esecutivo e legislativo. Quindi o cambiano la legge, a quel punto interviene il potere legislativo e dice: sapete, dalla prossima volta basta che uno dica ah, mi sono svegliato e Rossi ha detto Cuomo Terun, e da questo momento nessuno l'ha sentito e condanniamo Rossi. Allora, il giorno che sarà così, sarà così. Allora, era un caso molto particolare in cui non c'erano le immagini, c'erano due dichiarazioni contrastanti, quelle di Mugnesus e quelle di Acerbi. Questa era la situazione. Vado a leggervi le parole del ministro, perché per come siamo usciti da questa vicenda mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per giudicare. Anche qui tiene aperto il beneficio del dubbio. Esatto. Poi mi sul auguro, tema rimuovete il giudice. Mi auguro però che attenzione, ieri il abbiamo visto durante le nostre trasmissioni, però non abbiamo devi essere, analizzato però non anche devi, cioè puoi fare anche un'analisi oggettiva delle parole ragazzi, di un ministro. Perché voi fate analisi oggettiva? Questo è stato assolto. In un paese civile, quando uno è stato assolto, torna però a fare il suo lavoro. Ieri, okay? andando ad analizzare, qualcuno glielo ha impedito? Adesso vedi un po', andiamo avanti ancora. Chi? Tutti andiamo non avanti. Non può esprimersi ancora un ministro della Repubblica. Ma sì, ma siamo tu, guarda. Non possiamo noi commentare un ministro della Repubblica. Sempre, sì, infatti, sei più grande tu del ministro della Repubblica. Un ministro della Repubblica deve pensare ad altre cose. Va bene. Perché questa è la verità, visto che fai il ministro della Repubblica. Beh, io sono convinto che buon Gesù, quindi un ministro della Repubblica, sordo, sì, un ministro sì, della Repubblica, sì, dei giovani, sì, dello sì, sport sì, e del sociale non può commentare non una questione di calcio e di campo, ma una questione sensibile che riguarda il tema del razzismo. Ibrahimovic Lukaku, dove era il ministro della Repubblica? Tutti si sono su Mancini, Sarri, Frocio, Pinocchio, dove era il ministro? Intanto c'era un altro ministro della Repubblica e comunque si sono espressi tutti. Chiedo venia, allora la questione è stata questa, mi fermo a questa frase perché dice Vicenza che mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per giudicare. Sappiamo benissimo, abbiamo visto anche ieri in redazione, noi abbiamo seguito, chi ha seguito le nostre trasmissioni ha visto che per decidere è dato ampia discrezionalità al giudice anche di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone coinvolte nel processo. Sì. Purtroppo questo è un dato di fatto, che poi possa non piacere la discrezionalità, e su questo mi rifaccio alle parole del ministro. Ma chi è il giudice, scusa? No, scusami, però mi devi far finire Gianluca. Allora, perfetto. Cos'è che vuoi dire? Allora, no, non ho capito. Sto dicendo che questa è una regola, cioè quindi o va cambiato il codice. Ma è quello che ho detto io, o il potere legislativo interviene rimuovendo i giudici e cambiando le regole, ma questo no, va, non deve rimuovere i giudici, deve cambiare le regole, perché no, il ragazzi, processo sportivo è, scusami Gianluca, possa risentirsi perché sul piano umano crede tutti a Juan Jesus. Ma non è vero invece, perché non avete letto la sentenza? E fa comodo dire che nella sentenza c'è scritto che Juan Jesus è un bugiardo, no, e invece non c'è proprio questo, scritto questo. C'è scritto, si rispetta, si crede nella buona fede del giocatore, che non si è in grado, semplicemente non essendoci la benché minima prova testimoniale, ma neanche no, uno che abbia detto no, non si è in no, grado di fidarsi no, sulla parola di Juan Jesus. No, prove testimoniali ce ne sono. Gianluca, non ho capito se tu le carte le leggi o dici soltanto sì, di leggerle, ma si parla di insufficienza. Insufficienza non vuol dire mancanza, in realtà è mancanza. Però insomma, no, si legge ragazzi, insufficienza perché in realtà perché è mancanza. Però c'è un dato di no, fatto. Ma posso spiegami rispondere perché se intervieni? Perché si legge insufficienza di prove. Ma in realtà Gianluca è no, una se è mancanza, mancanza c'è scritto mancanza, ma una, no? Non si dice mancanza in un dispositivo. Si spiega soltanto perché okay, se tu leggi sei tu che non sai leggere, perché si spiega che non c'è stata è lingua italiana alcuna prova testimoniale visuale audio che potesse in qualche modo muovere il concetto la mia parola contro la sua.
ragazzi, ma io, a me non me ne frega niente, vogliono riaprire il processo e squalificare, lo riaprano, peccato che la sentenza non l'ho fatta io. Ma guarda che eri tu il primo a dire, no, poi hai fatto un'inversione a U che sì, col nuovo codice della strada ti avrebbero ritirato la patente, ma sei stato il primo tu che di legge ne sai a dire che la giustizia sportiva è diversa dalla giustizia ordinaria. Dopo ti passa, adesso si inizia a giocare. Allora comunque sembra quello che deve andare a far lui la sentenza, da come parli. No, ma allora siamo tranquilli perché siamo alla riunione di redazione, siamo anche in periodo ancora, cioè di Quaresima, la Pasqua sta arrivando, quindi sereni e tranquilli. È Natale, che buoni, ma veramente però anche tu Samuela veramente ma mi mette ancora quei pandori, cioè. Questo qua è qua, ho capito, no, questo però qua è qua che vuole crocifiggere, mi sembra che già no, sia stato chi? Discutendo ma su chi? Quelle che sono le parole di un ministro della Repubblica che si è espresso su una questione, poi possono essere condivisibili o meno. Me, non devo essere il ma scusami un attimo, stiamo parlando di un ministro. Io ho solo detto che secondo me, se ritiene veramente, come dice a tutti facendosi bello davanti a questa intervista, i giornalisti la sua opinione la può dire, siamo tutti d'accordo. Allora mettiamo, scusami, posso finire? No, posso chiama finire. Il giudice, possiamo fare un passo indietro, poteri, chiama il giudice Mastandrea e gli dice non lo farà, tu sei però posso sicuro dire una cosa? di aver sentito e esperito tutto, siccome lui lo no, scrive. Però posso con te fare un passo indietro? Giornalisticamente, facciamo un passo indietro, riavvolgiamo il nastro. Come leggi tu queste parole di Abodi? Anche tu credi che alluda al fatto che una sentenza etica, però purtroppo giusto? Una sentenza etica non ci può essere. Quindi Abodi allude al fatto che lui si sarebbe aspettato una sentenza e diversa. Anch'io, tu guarda, io mi aspettavo 10 giornate. Bravo, è quello che ti ho ricordato anche tu. E allora te l'ho ricordato, sì, ma adesso, il ministro anche dello sport, che siccome hai detto la giustizia che l'opinione di Cuomo conta niente, l'opinione di Rossi conta niente, il ministro dello sport secondo me non è un caso che faticheremo a chiudere. Non ho la presunzione di voler valere quanto un ministro. Già è un caso che faticheremo a chiudere. Se vogliamo buttare altra benzina sul fuoco a partire dal ministro dello sport, che dice una cosa talmente ovvia che ognuno di noi dice, perché io ritengo che sia molto più probabile, torno a dirlo e lo dico anche ai miei fanatici che fanno la figura dei negazionisti di Calciopoli, a dire bisogna credere ad Acerbi solo perché si è inseristi, siccome mi fanno compassione questi, io ad Acerbi credo che purtroppo la parola sia scappata e che Juan Jesus effettivamente l'abbia percepita nella maniera giusta. Il problema è che, per quanto rispetto io il lavoro dei giudici, siccome si è preso tutto il suo tempo con chi ne via dicendo, lui abbia cercato in tutti i modi di corroborare la prova indiziaria, non ha trovato nulla. E per dire qualcosa, io prima sottolineiamo le parole di Gravina, perché Gravina prende atto di quella che è la sentenza e rilascia delle dichiarazioni che sono in linea con la sentenza. Sono d'accordo con te, mentre molto meglio le dichiarazioni di Gravina che quelle di Abodi. Apre il cosiddetto vaso di Pandora, no, sei saltato addosso, sono d'accordo al ministro di farsi i fatti suoi. Gianluca, fermo, dei fermo. Rappresentanti di quel tipo, quantomeno, anche se non sono d'accordo, restano in linea con la sentenza, perché se no sembra una follia. Io... una follia sapere che Acerbi è stato assolto, ma c'è un ministro dello sport che dice però brava, Juan sono Jesus, perfettamente poverino, io non giudico, io non ho detto, perché vado a riprendere le parole di Acerbi, scusami, così lo faccio vedere. La sentenza va accettata, noi gli chiediamo, un bravo ragazzo, lo abbraccerò, ad Acerbi. Anche Gravina ha accettato quella che è la decisione di un giudice. No, qui ha fatto bene, no, Gianluca, perché è rimasto coerente con la sua linea. Io dico questo, no, anche dire quando vedo il ragazzo, però forse è il sbagliato. Problema non sono le dichiarazioni, ma il genere di processo che viene fatto, scusa, e che è un giudice che in merito ha tanto potere discrezionale, e quindi questa situazione crea e comunque non risolve le cose, perché qua, mancando le proteste, essendo un processo iniziario, si fa fatica. Quando c'è un'istituzione che parla su una sentenza, secondo me l'unica cosa che l'istituzione deve dire, per non creare il capito poi code eccetera, è non deve dire neanche lo abbraccerò. Gravina e il ministro dello sport devono dire c'è stata una sentenza, le sentenze in questo stato di diritto
qualunque sia la sentenza, si accettano. Giusto. Punto. Per quello non che... ti abbraccio, è un bravo ragazzo. No, ma lascia perdere, lascia perdere, ti abbraccerò. Gravina parla a una persona che evidentemente ha subito qualcosa dal punto di vista psicologico e, come dici tu, è stato assolto, e noi oggi dobbiamo parlare di Acerbi con una persona assolta che quindi merita... Però di non essere ritenuta colpevole, senza dimenticare però l'altro ragazzo, Juan Jesus. Vero, ma se abbracci uno, abbraccio Acerbi, no, quell'altro ti potrebbe dire: ah, bene, io già su che questo. Faccio la figura del bugiardo, però faccio un passo indietro, anche quell'altro che faccio un passo indietro. Oh, mamma, io non voglio, io non giudico le parole di Abodi con il mio gusto. Non sto dicendo mi piacciono o non mi piacciono. Io ho semplicemente detto, mi sembra, ho aperto così il tema. Sì. Mi sembra che le parole di Abodi e quelle di Casini, e non abbiamo ancora lette tutte, allusive sì, siano sbagliate tutte. Non è che siano sbagliate, no, ma sono sbagliate, ma forse Michael, non posizione. Sono da interpretare. Dico, per me sono sbagliate, ma io dico che sono sbagliate perché? Perché sono loro che alludono che le cose non siano state fatte bene. Allora, invece... E ho detto, se lo alludo io. No. Che non sono nessuno, è un conto. Allora, se lo alludano il ministro dello sport. Persino il ministro dello sport ha detto che la sentenza non è giusta. Ma il presidente della Serie A oggi a Barotta è uscito, gli hanno chiesto, ovviamente parte in casa, fa non commento ed è andato. Okay. Tutti devono dire non commento e andare. Soprattutto coloro che stanno in posizione. Ma no, non commento. Il commento è anche: però c'è una sentenza. Abbiamo un'istituzione preposta a decidere in base caso delle di regole previe sportiva, che sono basi, ma questo è scontato. Scontato mica tanto, perché bisogna sottolinearmi. Finché non cambieranno le regole, io parlo così. Ci sono delle regole nella giustizia sportiva che sono diverse da quelle della giustizia ordinaria. Certo. Abbiamo degli organi giudiziari o di giustizia che hanno il compito di prendere delle decisioni. Certo. Io faccio il ministro, mi occupo di altro. Io faccio il presidente della Lega, mi occupo di altro. Perché dire abbraccio Acerbi appena lo vedo, adesso io faccio l'avvocato dall'altra parte nel mio grande ed estremo equilibrio, che anche se considerando non il ruolo riconosciuto non me ne frega niente. Io, se fossi Juan Jesus e leggo ancora sta cosa qua, mi innervosisco di nuovo. Allora non ti innervosire, tranquillizzati, perché andiamo in pubblicità. Juan Jesus. Proseguo nella lettura delle dichiarazioni di Cassia, del ministro Abodi, ministro dello sport. La sentenza è il frutto delle valutazioni di ciò che è stato riportato. Per quanto in altre sentenze il dispositivo tecnico non ha avuto bisogno di prova certa per condannare, non è un caso in cui in questo io abbia detto che mi auguro come le informazioni messe a disposizione siano state sufficienti per il giudizio. E lui dice: il Napoli, comprendo l'amarezza, ma bisogna fare uno sforzo nonostante questo per rimanere tutti insieme e contrastare il fenomeno come quello del razzismo. A parte che non è vero. Gianluca? A parte che non è vero che ci sono stati altri casi, perché il famoso caso Santini, io me lo sono andato a rileggere per fine per segno, perché qui sembra, ammetto che c'è contraddizione con Mastandrea. Ammetto. Ma può farlo questo in base alla legge? Posso finire. Sportiva. Nel dispositivo. Capito, ma sto conducendo però. Ma non è nel dispositivo di Torsello, si legge. C'è un testimone. Ma io lo avrei condannato anche senza. Perfetto. E te sicuramente non in linea con Mastandrea. Guarda, però, ecco qua la sentenza Torsello caso Santini. Abbiamo anche la grafica. Secondo me, mi permetto di dire, lo stai infastidendo. No, ma già ieri abbiamo discusso. Secondo me gli è scappato un po' più lungo il dispositivo, gli è scattata la frizione sul dispositivo. Perché lui dice: il fatto contestato. Guarda che le sentenze essere... vanno accettate. Ma infatti l'accetto, no, è Santini, vuoi che non l'accetti. Ho solo detto: forse gli è scattato un attimo, ma sono il primo a dire che Torsello e Mastandrea si devono parlare. Perché fanno casino? Perché Torsello ti fa capire, se la rimettiamo in onda, sì, che riecola. Lui condanna sulla base della dichiarazione di un altro, vedi? Lui dice, può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa. Sì, perché è il giudice dice... che valuta l'attendibilità dei testimoni, esatto, e delle parole dette dal determinato testimone. Però in quindi realtà... su un caso può avere una sensazione, no, su un altro ne però può avere un'altra. È un'altra cosa. È in realtà su questo caso, sembra in realtà, lui di prima dice, ho avuto un testimone, io un testimone l'ho avuto. Sì. Poi è vero che lui dice, avrei condannato anche senza il testimone.
e sono d'accordo che su questo non è va lui che decide, dobbiamo accettare Gianluca, così eravamo regola. In diretta insieme, siamo stati i primi a tirar fuori il codice di giustizia sportiva dicendo, parlando della parola attendibilità, e tu dicevi noi non possiamo sapere, ed è qua che è scattato secondo me il cortocircuito. Sinceramente in questa sentenza io non è tanto che non capisco, ma il codice di giustizia sportiva, non capisco il perché. Il codice di giustizia sportiva diceva e dice che vale la testimonianza anche solo della parte offesa, no, che sì, no, se no sarebbe stato stavolta non è stata così. Poiché venga verificata l'attendibilità di questa, sì, e no. Tu dicevi allora avrà alla terza volta che il giudice qua. Gli avrà detto, tu avevi fatto questo esempio, no, molto so, spartano, non lo so, no, dico sarà la massima, eccola qua. La possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso l'individuazione di precisi riscontri si esprime in termini di opportunità e non di necessità, essendo lasciato al giudice di merito, quindi lastrato completamente al giudice. Quindi Mastrandrea, abbiamo visto, ha deciso una cosa in un caso e un'altra in un altro, perché è completamente lui che decise, no, in base Mastrandrea. È lo stesso. L'era Torsello. Non le dichiarazioni della persona offesa devono pertanto ritenersi da sole sufficienti a fondare l'affermazione della responsabilità, purché siano valutate, no, con particolare casino, ragazzi, rigore. Allora, non è che queste sentenze le ha fatte la stessa persona, perché no. Sennò facciamo casino. No. Quello là è Torsello. Sì. Che dice, io ho avuto un testimone ma avrei condannato anche senza. Sì. E Mastandrea dice no, io senza, così la faccio semplice, no, io senza testimone scelgo di non condannare. Sì. Giustamente ogni giudice, evidentemente dobbiamo pensare che ha la sua sensibilità, ma io sono d'accordo che le due cose sono in disaccordo, anche se continuiamo a insistere. Ma lui dice sì, il testimone l'ho avuto e levalo, però gli dice purché, per questo disco magari gli è slittato un po' troppo quel purché lì e ti fa capire, magari ha voluto esagerare, perché lui dice io ho il testimone, Torsello dice io ho il testimone, però dicendo che avrebbe condannato anche sulla base della dichiarazione della persona offesa, uno giustamente legge la sentenza e dice no, allora fermi tutti, allora Mastandrea doveva condannare Acerbi anche solo per la parola di Juan Jesus, e invece Mastandrea non l'ha sentita. Allora, siccome io non ho la presunzione, hai capito? Dico solo parlatevi, Torsello e Mastandrea. Beh, ormai no, attenzione. No, ma per la prossima volta. No. Decidete. Mi sveglio alla mattina. No. Dico però, che uomo. Troppo tardi. Mi ha insultato. No. Troppo tardi, ci Gianni. Ancora di no, troppo ci tardi. Ancora. No, non è vero, perché non sono casi frequenti. E adesso però avremo due giurisprudenze: quella sì, di Torsello e quella di Mastandrea. No, tra l'altro. Quindi, di solito vige lui. Tra l'altro, Michael, e quindi quella di Mastandrea. Michael, se io ti faccio quella. Vedere la sentenza di Mastandrea sul caso Acerbi, che conosciamo tutti, non vado a ripetere, ma se andiamo sempre, Mastrandrea ha deciso anche sul caso Conte, sì. E sul caso Conte invece un giocatore che era stato accusato di scommettere sulle partite era risultato attendibile, e quindi ha deciso una cosa completamente diversa dal caso però di Acerbi. Posso dirti che questa è molto cosa, però, questa cosa. Lo so, ma io per quello che ti ho chiesto, no. T'ho letto la massima. Ragazzi, io non me la sento di dire che Juan Jesus non sia, non me ne frega niente degli interisti fanatici, non li voglio. Perché quelli che dicono Acerbi è un interista e certe cose non li può dire, sono per me come i negazionisti di calciopoli, di manco ci parlo. Vabbè, lascia allora, però, no, però, spiego. Io mi rifiuto di credere che Juan Jesus, che è in Italia da 30 anni, parla perfettamente l'italiano, in questo sono d'accordo con il suo procuratore Calenda, e lo comprende perfettamente, abbia sbagliato a sentire o che non sia stato attendibile. Mastandrea non l'ha giudicato attendibile, e infatti e sono sorpreso di questo, che non sia stato giudicato sufficientemente attendibile Juan Jesus. Però l'attendibilità viene fatta sempre dal giudice di merito, quindi dobbiamo capire che in base agli elementi è completamente libera. Forse è questo il problema, che non ci sono dei paletti per valutare l'attendibilità o dei riferimenti precisi. Sì, quello, quindi è normale che vogliamo poi una sentenza vogliamo tirare una riga. Ieri, sì, martedì, il comunicato, la sentenza del giudice ha sorpreso molti, noi compresi. Mm. Questa è la prima parte. La seconda parte è che ieri Juan Jesus, punto per punto, ha creato un po' di imbarazzo alla sentenza del giudice, perché ha spiattellato, tra virgolette, in parole povere, ma molto indicative, molto decise, quello che tutte le nostre perplessità ieri le abbiamo ritrovate nel comunicato di Juan Jesus. Oggi prendono parola le istituzioni. Apprezzo molto la coerenza di Gravina,
che sicuramente verrà criticato per qualche sfaccettatura, come hai già fatto tu, e sto leggendo già. Ma io non avrei detto abbraccio il ragazzo. Esatto, su questa roba perché qui. Perché non devi dire abbraccio uno, vero, e non abbraccio l'altro, ma, non lo devi dire. Ma in un caso molto delicato, dove i sospetti sono nostri, sono del giocatore, e adesso vengono anche alimentati da due figure che secondo me sono fondamentali, uno è il ministro dello sport e l'altro è il presidente della Lega Serie A, deve dire, signori, il giudice sportivo ha agito stando a quello che è un codice che non è opinabile. Eh no, certo. Prima cosa. Seconda cosa, ci dispiace molto che un club come il Napoli, con lo scudetto sul petto, non aderisca più a un'iniziativa così sensibile e così importante che è la nostra, su un tema delicato come il razzismo. Non è così che si combatte il tema, facendo le ripicche. Caso, e invece dice, no. Cosa dice il Napoli? Casini della Serie A, comprendo e capisco le perplessità del Napoli. Comunque vai, cioè, contro... stai dicendo che sei perplesso, se pure tu. Ti leggo le parole di Casini. Oh ragazzi, ma ogni tanto è meglio una parola in meno che una parola in più. Ho capito, ma tu sei un'autorità, non devi fare giochini. Sto dicendo, appunto, non fai i giochini e dici, c'è una sentenza, ognuno fa le sue valutazioni, io, se permettete, le mie personali me le tengo per me, ribadisco soltanto che le sentenze di giustizia sportiva, esattamente come nella vita ordinaria e legale, sono legge. Grazie. Allora, Gian, che è più coerente Gravina di Abodi, certo, o dello stesso Casini, appunto resta evita comunque di dire, in linea con sì, quella che è una sentenza. Evita di dire appena vedo il ragazzo lo abbraccio. Io capisco che lui lo dice per la gogna mediatica, ma contemporaneamente dall'altra parte c'è uno che continua a sentirsi da più parti dare del bugiardo. Va bene, allora facciamo una cosa, Gianluca, poniamo che Gravina avesse detto, noi crediamo ad Acerbi, ma quando lo vedrò abbraccerò Juan Jesus. No, non abbracciare nessuno. Parlano in politichese tutta la vita. Certo. Non è che può. Così. Oh ragazzi, ma è così difficile dire. C'è una sentenza, ne prendiamo ma atto. Ma mettetevi anche nei confronti del giudice Mastandrea, che magari dovrà andare magari in futuro a rianalizzare un caso del genere. Non giudica con una certa tranquillità. Vabbè, ma adesso, questa non è una cosa. Vabbè, ma adesso chi dire. Se ne frega? Lui fa il giudice. Ma se ne freghi di tutti e ma di certo, tutto, come deve fare un giudice? Guarda, Mastandrea per qualcuno non è nessuno, ma e tutte le settimane ci arriva una sentenza di Mastandrea. Sì. Certo, il giudice. Da Versa Lecce, certo. La testata Mastandrea è il giudice sportivo. Quindi, ma poi tu hai citato il caso Conte Carobbio, quindi è uno che ha le spalle larghissime, perché era sempre lui. Quindi c'è anche lì qualcuno aveva avuto da ridire, eccetera, eccetera. Ma perché, quindi abituato. Ma il problema di fondo è che la giustizia sportiva ha delle regole completamente diverse da quella ordinaria. Ma come diceva Gianluca, ripetere la stessa cosa, ma tanto uno che è ispirato dal tifo, che come unico strumento culturale ha il tifo. Che non è una malattia. No, in questo caso purtroppo sì, ecco. Sull'enciclopedia medica anche, continuerà a dirti. Beh, ma se un interista prende la rivoltella e fa la rapina in banca, ragazzi, interista ci ha avuto i suoi motivi, mica vorrete condannare. Se lo fa il Juventino, ergastolo, e così viceversa quell'altro. Ma tu puoi parlare, chiedo scusa, di temi così importanti con tutti? Secondo però me no. Quindi per questo io dico, se le istituzioni concorrono a riaccendere il braciere, io abbraccio quello là, no, però il Napoli ha ragione a non venire. Ragazzi, si torna a giocare, tra poco già ci saranno maschere, striscioni, di andranno avanti per due mesi a dire Acerbi sei un razzista, ti è andata bene. Se magari le istituzioni facessero quel piccolo passo, proprio muovendo un neurone e dire, ma non è che se dico qualcosa che inizia per J o che inizia per A su Juan Jesus e Acerbi creo altro casino? Allora come posso fare per non creare casino? C'è una sentenza, tengo per me i miei pensieri, se permettete, come istituzione le sentenze si accettano. Si accetta, allora noi andiamo brevemente in pubblicità, poi ancora tra poco con Luca Monblano qua collegato con noi. Rieccoci in diretta, allora do il benvenuto a Luca Monblano, benvenuto Luca. Non lo sentiamo, perché ha problemi di... Preferisce non parlare. No, esatto. Eccoci Luca, adesso ti sentiamo. Allora, vabbè, abbiamo parlato ovviamente
del caso Cervi. Io scommettevo che era il tasto del mutuo e non ci avrei scommesso. Luca, però che ti arrestano, eh. Ecco, stai attento. No, niente, Gianluca, sei un po' scatenato prima perché abbiamo parlato un po' delle parole di Abodi e di Casini. Sì, abbiamo parlato un po', abbiamo discusso animatamente sulle parole di Casini. Mi sono permesso di dire che un'istituzione deve dire accetto le sentenze senza dire abbraccio uno, abbraccio l'altro. Sentire l'opinione di Luca in merito alle dichiarazioni sia di Abodi che di Casini, presidente della Lega di Serie A. No, io, guarda, non avrei volentieri commentato le loro parole nell'immediatezza, non nel merito. Certo. Perché nel merito c'era chi avrebbe dovuto giudicare, ma nell'immediatezza rispetto al messaggio che doveva passare, a prescindere, e la vicinanza a Juan Jesus, qualunque cosa fosse accaduta, anche se solo avesse capito male, per una questione che si parlava di un tema che portava anche, come dire, era anche il tema della giornata, tra l'altro, ed è il tema del momento, se vogliamo, anche nelle cose, ed è un tema che trascende ogni aspetto della partita, di campo, del risultato, e quindi la vicinanza a Juan Jesus, o comunque cogliere un antipatico assist per il siparietto per parlare del tema. Invece in Italia abbiamo grande difficoltà a parlare di razzismo, siamo un po' tutti in difficoltà, quindi hanno preferito un po' tutte le istituzioni nicchiare, aspettare di commentare quello che dicono oggi. Mi preme poco, devo dire che su Gravina, o meglio declinate su Gravina, sono totalmente in sintonia come primo pensiero con quello che diceva Gianluca. Dal mio punto di vista, Gravina mi sembra un po' troppo. Mi sembra un po' troppo come abbia scelto. Però di... non è neanche vero quello che dice Luca, nel senso che un'istituzione ha il dovere, finché non c'è un processo, una sentenza, di astenersi dai commenti. Ma tu non hai ascoltato le mie parole? No, ha detto nel merito, ha detto che deve giudicare il giudice e non deve intervenire. Ma non riuscire a spendere una parola sul tema del razzismo, cogliendo un antipatico assist come quello che si vuole. Però non è vero, perdonami. Acerbi arriva lunedì. Ma che c'entra? Non mi interessa Acerbi, non mi interessa Mancesos. Li abbiamo sentiti. Gravina l'ha mandato a casa. Erano tutti nascosti. Se sei capace a parlare di razzismo, bisogna allora parlare nel momento giusto. Sì, va bene. Spalletti l'ha mandato a casa, ragazzi. Spalletti lo spiega a Gravina. Quando gli dici la cosa che dici tu, Gravina fa intendere che la federazione invece si è subito schierata perché precauzionalmente, senza neanche chiedersi se Juan Jesus, che non è così, avesse capito male, subito appena scoppia il casino, Spalletti, secondo me, sente Gravina, si sente da tutti. Ma una policy adottata. Sì, vai a casa. Cioè, quindi, voglio dire, da un certo punto di vista, come giusto che stia, guardate che non sto dicendo che doveva rimanere in nazionale, E lo capisce anche lui e l'ha detto anche Thuram, voglio dire che è suo compagno di squadra. Certo. Ma tu continui a parlare del merito. Io non ho parlato del merito, ne abbiamo parlato del merito. Quello che dice merito. Luca, ognuno di noi ne ha parlato per 10 giorni. Luca, tu io quello sto che dicendo, stai dicendo, istituzioni mi aspettavo parlassero non nel merito, ma sulla macro tema, abbiamo grandi problemi a parlarne. Cioè, grandi. Quello che dici le parole tu, di Luca, oggi me lo confermano. Luca, e quello che dici tu, hanno perso un'ulteriore occasione per dare un messaggio positivo, no, su un assist di una situazione sgradevole come quella di Acerbi. Non c'è un'altra giornata perché non siamo capaci a parlarne. Ho capito, ma c'è un'altra giornata adesso per il razzismo, cioè io credo che Acerbi, credo fosse dite, però già in programma, no? Vabbè, ho capito, sì. Però io credo che Acerbi adesso, sì, sì, l'iniziativa era già in programma perché c'è una giornata mondiale che cadeva il 24. Quindi ne hanno fatte due di fila. Quindi ne hanno fatte due di fila a cavallo della sosta, ma pre-sosta e dopo sosta. Ti possono farle tutte. Per me possono farle tutte le giornate, perché tanto, guarda, non essendo una cosa che mi sfiora, cioè non che non mi sfiora il tema, siccome quelle parole lì le uso, cioè le usava mia nonna ormai, ed è una roba talmente lontana per gli amici che ho, voglio dire, ne ho parlato mezz'ora ieri con Luca Paladini. Cioè, francamente, per me, quando io sento queste parole qua, ma mi viene da ridere, perché sono parole totalmente ormai anche fuori dal tempo. Cerca di capire, non che il tema non sia serio. Però io dico, francamente, loro hanno detto vai a casa. Marcus Thuram dice
è meglio che lascia perdere vero o sbagliato, non ne parlo. Anche perché come avrebbe giocato il giocatore? Ma no, ma chi se ne frega. E su Luca sono d'accordo, cioè non credo ci sia sta grande difficoltà. Io solo una cosa so, non è che la sola penso. Secondo me Acerbi, con tutto quello che è successo da in questi giorni, per la vita che ha fatto lui, sua moglie, i suoi figli minacciati di morte, questa è una cosa vergognosa. Secondo me Acerbi quella parola lì, ma neanche se c'è un amaro da bere con la parola Monte prima, non la vuole più quella parola lì. Acerbi nella sua vita, per tutto il resto della sua vita, ma neanche la penserà più. Perché secondo me, vi dico, siccome le pene, che ci siano o non ci siano, devono essere in qualche modo anche riabilitative, io ti assicuro che tutto quello che c'è stato intorno, per come lo so io, lui continua a dire io non ho mai detto, quindi qua bisogna sé. Io ti dico che non è che non ho mai detto, non lo dirà mai, ma neanche la penserà più quella parola lì. Ne sono di questo assolutamente certo. Allora, andiamo, passiamo a un'altra notizia. La Premier League, nuova bufera su Tonali, la FA lo accusa di scommesse anche in Inghilterra. Non c'è pausa nazionale che non abbia temi scottanti. Secondo la Federcalcio inglese, l'ex Milan avrebbe violato le regole sul betting di altre 50 volte dopo il trasferimento a Newcastle. Rischia un'altra squalifica. Però scusate, prima sì. Infatti quando dicevo scommetto, Luca non poteva saperlo quando dicevo scommetto che il mute del microfono, in realtà volevo fare dell'ironia su questa cosa, che anche qua ragazzi io non riesco più a parlarne. Ci sono due cose che un calciatore non deve fare nella vita, poi può fare tutto, può fare tutto se vuole, mentre io sono qui che non so come pagare la badante a fine mese, questo può prendere un aereo privato e andare in Polinesia. In però già momento. Ti anticipo e vedi che cosa è successo, vedi Tonali e Fagioli e vedi Pogba. Due cose, non devi doparti, non devi scommettere sul calcio. Io dico solo una cosa, perché a Fagioli lo stipendio, il minimo è stato confermato dicendo gli serve per curarsi, e gli inglesi come vedi sono inflessibili, gli hanno sospeso lo stipendio, eppure adesso ti tirano fuori, t'abbiamo anche beccato che l'hai fatto su 50 partite, no, di attenzione, UK. Però che guarda che Newcastle ha detto che pieno sostegno a Sandro. Vabbè, questa è un'indagine ovviamente della il comunicato ovviamente Newcastle United è venuto a conoscenza di un'accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole di scommesse della FA. Sandro continua ad assecondare pienamente le indagini pertinenti e conserva il primo sostegno del club. Sì. A causa di del processo in corso, Sandro e Newcastle non sono in grado di offrire ulteriori commenti. Sì, però Sandro non piglia i soldi, non so se ci siamo capiti. Lui aveva passeggiato 10 mesi di squalifica con la, però con il giudice qua in Italia. Sì, okay? Sì. Questa è la FA Association. Esatto, adesso a questa squalifica di 10 mesi si possono aggiungere ulteriori 10 mesi. È un'altra squalifica che viene ovviamente esperita in un altro campionato, in un'altra giurisdizione. Lui in questo momento è squalificato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, esatto, che ha trasmesso gli atti a FIFA e UEFA, esatto, che quindi adesso subirà una squalifica anche dalla Football Association, che bisogna vedere intanto da quando la Vado a leggerti cosa dice. Sandro Tonali è stato accusato di cattiva condotta in relazione alla presunta violazione delle regole scommesse dalla FA. Si afferma che il centrocampista del Newcastle abbia violato la regola E8 della FA 50 volte piazzando scommesse su partite di calcio, quindi non si dice di che in campionato, tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023, che era il due periodo cose. Della Sandro la Tonali prima... a tempo fino al 5 di aprile 2024 per rispondere. Sì, ma bastava dire 12 agosto 12 ottobre, cosa succede Michael? Lui viene squalificato quando? Il 12 ottobre? No, lui il 12 ottobre la finanza va a Coverciano, sì, a prenderli. Sì. Ok, quindi vuol dire che è ancora nel periodo prima che la becchi. Esatto, che dal trasferimento, da quando esatto, viene okay. ufficializzato al Newcastle fino al 12 ottobre, sì, lui ha continuato 12, a scommettere. No, il 12 agosto è il giorno prima dell'inizio della Premier League. Vabbè, che inizia una settimana allora, prima. Facciamola breve, io voglio capire una cosa, perché Fagioli viene pagato dalla Juventus? Viene pagato perché da... Tonali non viene pagato dal Newcastle? Ma per adesso viene pagato? Perché non viene pagato? Perché non viene pagato? Avevo saputo che Newcastle aveva sospeso lo stipendio. No. Anzi, Newcastle perché la condanna viene, cioè la condanna ha efficacia nell'ordinamento sportivo italiano. Io ho letto che invece li avessero sospeso. Non lo so, Luca, tu ti ricordi? C'era questa dicotomia, mi pare che la Juventus aveva detto
Fagioli ha bisogno d'aiuto in questo momento, è meglio che abbia un capitale, tra virgolette, ingaggi controllato diversi, da un tutor, e continueremo a pagarlo. Mentre io avevo letto chiaramente che Newcastle gli aveva subito sospeso gli emolumenti. Se questa è una scelta sapevo. Della Juventus. Esatto. No, io so. Scelta della Juventus unilaterale, e che ha, infatti Juventus ha comunicato perché ovviamente avrebbe avuto anche facoltà di comportarsi in maniera diversa. Ma tu sai se Newcastle lo paga? Che io so che lui a Newcastle sta facendo esattamente lo stesso percorso di Fagioli, pagato, sostenuto, è stato anche a Roma. Allora ovviamente è stato anche a Roma per uno di quegli incontri dove a Torino con Fagioli, diciamo più conosciuto, più Tonali si può muovere più nell'ombra, ecco. Però io non sono, va bene che sono un po' rincoglionito dall'età, però io sono sicuro che se voi mettete il Newcastle non paga più Tonali lo trovate in data 12 può essere dove, arrivata ragazzi lo ha comunicato il Newcastle, non è che me lo sono sognato. Se poi giustamente guarda, è meritorio quello che dice Luca, cioè se poi anche il Newcastle hanno detto ma non usiamo l'occhio di vetro che è quello più umano, pensiamo che comunque è malato, diamogli perlomeno i soldi perché riesca comunque ad uscire da questo problema. Attenzione, allora. No, perché magari aspetta, sbaglio io. Io so che la Juve ha preso giustamente, dice Luca, questa scelta anche. Sicuro il Newcastle non aveva allora comunicato. Ci sono state delle indiscrezioni dall'Inghilterra che parlavano della volontà, forse, del Newcastle di congelarli lo stipendio. No, sì, addirittura di valutare la rescissione, di chiedere. Addirittura si parlava di chiedere i danni al Milan. Allora, no, 21, la notizia che vi trovo è però quella non del è 21, così. Esatto, stipendio basta congelato. Il rischio di allenarsi da solo, il Newcastle, Palace va in panchina, ovviamente Tonali, questa notizia del 21 ottobre 2023, quindi appena successo. Poi non sappiamo la pausa, se l'hanno rispettato, non lo so. No. Io ero rimasto a questo. Avevo allora detto, noi italiani siamo sempre più bravi, però. Ma prima di tutto lo stipendio al controllo di Nicolò Fagioli, a cui la Juve ha deciso di non toccare l'ingaggio durante i 7 mesi di squalifica. Di centrocampista questa... 21 ottobre, il centrocampista azzurro non percepirà gli 8 milioni più bonus stagionali durante la squalifica, come previsto dal contratto. In aggiunta corre anche il rischio di non potersi allenare. Ma lasciamo perdere le sanzioni poi accessorie. No, io so che cioè, quelli gli danno 8 milioni lo stesso. Io so che Tonali sta facendo esattamente lo stesso percorso di Fagioli. Basta. Si allena tutti i giorni con i compagni. Se tu hai prove e basta, non che può... non l'hanno sospeso perché non no, è che non sono... c'è stato poi un comunicato. Non c'è stato un comunicato ufficiale in cui però non gli davano. Sì, ricordiamo anche che per quanto risulta, che questo può essere una sfumatura non di poco conto, però ripeto, non è questa cosa, la Juventus non ha comunicato, quindi. Per quanto risulta, nel caso di Fagioli c'è un tutor, appunto, che di fatto riceve, esatto. E gestisce l'ammontare, perché è una situazione, diciamo, che è stata costruita per cui la Juventus si sente tutelata rispetto al fatto che i soldi vengono utilizzati in un certo modo, ecco, nel caso però, di Tonali. No, ma infatti allora, io ho usato il termine tutor proprio perché mi ricordo che la Juventus, ma è una cosa meritoria questa. Ti vado a prendere la notizia invece sempre di Calcio Finanza, sempre del 21 ottobre, scommesso Tonali oggi in campo, poi il Newcastle può fermarlo senza stipendio. Quindi una facoltà. Però ci avevano fatto Luca credere, ci avevano, ragazzi, io mi ricordo. Ma ragazzi, esattamente anche la Juventus avrebbe potuto congelare lo stipendio. La Juve l'ha detto Fagioli subito, quello che dice Luca che è meritorio. Invece gli inglesi, che di solito non sono pazienti come no, noi, tra l'altro oggi nel comunicato di oggi del Newcastle, il Newcastle ribadisce pieno sostegno. Esatto. Nel ribadire pieno sostegno non parli di uno che hai scaricato e a cui hai ridotto lo stipendio. Pieno sostegno è il minimo sostegno. No, comunque io so che sta facendo esatta, è un Fagioli quindi, inglese, quindi anche lui ha un tutor, i soldi no, sul tutor non lo so, so che speriamo si allena, che non se li scommetta il tutor, no, voglio dire, non so del tutor, so che si allena lui, il tutor tra l'altro se l'era portato dal Milan perché l'ex tutor non che esula da questa vicenda, ma lui si era portato un uomo di fiducia che è l'ex team manager del Milan, che tu conoscerai molto bene perché è stato anche all'Inter, Andrea Romeo. Te lo ricordi? Il tutor per queste cose. No, sto dicendo che lui in Inghilterra si era portato una persona di fiducia che era il team manager del Milan. Però dubito che penso che no, quindi non so chi è il suo tutor. Non so se lui ha un tutor alla Fagioli, ma so che lui si allena tutti i giorni, che è stato anche a Roma per qualche incontro, perché sta facendo esattamente come Fagioli gli incontri. Aveva fatto anche lui con la FIGC programmato questi incontri. Cioè, allora, come ce la dice Luca? Devo andare in pubblicità. Sì. Allora, rieccoci. Allora, archiviamo anche il tema Tonali, che ha un pochettino scaldato gli animi anche questo. Vedremo il 5 di aprile perché
il giocatore è chiamato a rispondere ovviamente all'indagine che sta facendo la Football Association. Andiamo ovviamente a parlare della prossima giornata di Serie A, mi sembra che vero. Si apre finalmente sabato alle 12:30. Intanto abbiamo Gianluca che fa... No, stavo indicando un titolo che mi piaceva molto. Sembrava Barbara D'Urso. Esatto. Non ho niente da dire. Allora, voglio andare invece da Luca... Ma dove ha parlato? Dov'è che ha detto sta frase Marotta? L'uscita del calcio dove era... Sì, ha detto nulla da dire. Allora... Sì, c'era il Consiglio Federale. No, ma sta firmando un nuovo contratto del 2027. Attenzione. Sì. Allora, Luca, volevo avere novità di formazione sulla partita della Juve contro la Lazio di Tudor, prima in panchina, una Lazio che insomma sembra essere nel destino della Juventus, la prima delle sfide assieme poi alla semifinale di Coppa Italia, partite molto importanti. Hai delle novità davanti? Ma allora, novità si va per intuito. Allora, innanzitutto Allegri parlerà domani alle 11, quindi prima anche dell'allenamento finale. Questo secondo me farà sì che Allegri difficilmente darà delle informazioni su questi temi che sono un attimo più in bilico. Uno, McKenny torna, visto che è già andato via, che aveva questo problema alla spalla, ha giocato con gli Stati Uniti, al fuso orario e tutto, cioè come torna McKenny. Secondo me Allegri farà di tutto per averlo in campo, ritorna tra i titolari Adrien Rabiot, che è stato gestito tutto sommato bene da Deschamps con la nazionale francese, anche Rabiot era convalescente, Allegri vorrà avere il suo centrocampo titolare, McKennie, Locatelli e Rabiot. Ci può essere una chance per Miretti qualora McKennie risulti, diciamo così, affaticato, e tre giorni dopo con la Lazio in Coppa Italia c'è una partita importante in cui McKennie a quel punto farebbe da titolare, quindi ballottaggio McKennie-Miretti. L'altra situazione, più che Chiesa, il Diz, perché Chiesa parte nettamente favorito sul Diz, in assenza di Vlahovic dobbiamo appoggiarci a una delle nostre stelle, certo. Se azzecca la partita Chiesa cambia molto, speriamo possa essere la volta buona, perché per noi questa è una partita importantissima. Dicevo, l'altro ballottaggio, che è stato anche un ballottaggio frequente nell'ultimo mese, è quello tra Ealing e Kostic sulla fascia sinistra. Ealing che vive un buon momento alla Juve, secondo me è tornato a riuscire a far vedere quello che è capace di fare quando l'ha impiegato solo di recente Allegri. In nazionale under inglese ha realizzato anche una doppietta, quindi arriva carico a pallettoni. Secondo me parte lui favorito su Kostic, però bisogna capire Allegri cosa vuole fare contro una Lazio che fondamentalmente non conosce, quindi non prepara la gara sull'avversario, lo prepara su se stesso Allegri. Per il resto credo che non ci siano grandi dubbi in difesa: Gatti, Bremer e Danilo, con Cambiaso che verrà impiegato a destra. Ok, so. Quindi, che partita ti aspetti? 3, 6, 9, 12... Mi aspetto una partita... Se... Come, stanno guardando intanto il calendario. No, non mi mai. È colpa mia, scusa Luca, stavo facendo il conto dei punti, scusami. 3-6-9? 3-6-9? Oh, stavano guardando il calendario, Luca, ti spiego cosa sta Lazio, succedendo. C'è Lazio-Fiorentina-Torino, 9 punti? La Juve ha Lazio-Juve, poi Juve-Lazio, Coppa Italia, il 7 Juve-Fiorentina, che non è una trasferta, che non è una partita facile. Però, scusami, così mi dai la tua auto. Scusami, sì, è il 14 aprile, Torino-Juve, poi Cagliari-Juve. Stavano facendo il calcolo più o meno dei punti che la Juve poteva fare. Io ho lasciato fuori Lazio-Juve, dove mi aspetto un pareggio, lo dico sinceramente, mentre mi aspetto che la Fiorentina, ma se sbaglio, tanto siete qua a ricordarvi anche quando indovino, secondo me la Fiorentina farà la partita della vita nel nome d'accordo. Di Gio Barone. Sono d'accordo. Il Milan dovrà essere esaurito al Franchi. Il Milan dovrà essere molto bravo, ma io parlo un po' per cognizione di causa, perché ho sentito Frey da Firenze, Seba, che è stato convocato giù e che mi ha detto che loro, cioè Milan sarà straordinario, ci sarà se riuscirà. Per loro Milan senza Teo Hernandez ha vinto il 20% per loro delle è partite. Gio, quella sera è in nome di Gio, quindi io mi aspetto. C'è un Franchi esaurito. Fiorentina Milan 0 punti. Juve Lazio un punto. Ecco, il mio 3-6-9 era relativo a
No, adesso mi hai tolto le partite della Juve. Vabbè, stavi parlando della Fiorentina, ti ho messo la grafica vabbè, del allora Milan. Allora lo faccio qua, zero. Voglio dire. Allora lo faccio qua. Non ti accontenti mai, Va bene, zero. Cosa vuoi, un Lucano? Sì, ma non, beh, no, cioè, non so io. Urli come una signora sotto del mio condominio senza motivo. Allora, devo essere a livello del tuo tono di voce, Fiorentina Gianluca. Fiorentina zero, posso dire. Milan Lecce 3. E adesso mi tolgono anche il Milan. Vabbè, vabbè. Fiorentina Inter, Fiorentina Milan 0, Milan Lecce 3, non parlo di Europa League. Sassuolo Milan 3, 1, 3. Milan Inter 0, Juve Milan 0, Milan Genoa 3. Oh, queste sono le previsioni di Gianluca. Vinci lo scudetto prima del 22 aprile? No, perché noi appena sappiamo il vostro risultato apposta rallentiamo. Io non avrei dubbi. Ci sta, ci sta. Io vorrei vincere in casa del mio diretto avversario. Io non avrei dubbi. Ecco qua, vuoi anche le prossime dell'Inter? No, guarda, perché l'Inter le perde tutte appena vinto lo scudetto per scelta. Allora, Inter Empoli 3, Udinese Inter 1, Inter Cagliari 3, Milan Inter 3, Inter Torino 1, Sassuolo Inter 0. Allora, Sommer lo recupera l'Inter, sì. De Vrij no? Esatto. Raccontaci un po' le novità di formazione, visto che ci fai anche... L'ho già detto prima, io avrei aspettato, non mi sembrava il caso di... Tu non l'avresti fatto... Io avrei fatto giocare Emil Audero, gli avrei detto, Emil, ma tu sei uno magari che prende gioca, tre gol... Però. Come è successo col Benfica o sei uno che fa clean sheet come è successo all'ultimo? Dimostracelo, solo che se sta bene Sommer, l'uomo più bello Sommer. Dell'universo, mi dicono le ragazze, lo svizzero più bello di sempre, e io chi sono per dire non deve giocare lo svizzero più bello di sempre, che giochi pure lo svizzero più bello di sempre. De Vrij Udine, dai. Ok, a Udine. Michael, tu ti dicevi, manca Teo Hernandez. Meñan come è ritornato dalla pausa nazionale? Sembra stato tenuto fermo da Deschamps in causa precauzionale, quindi è stato molto gestito bene in pausa da questo punto di vista. Sì, Meñan sta bene, non c'è alcun dubbio. Il Milan senza Teo Hernandez ha vinto il 20% delle partite che ha giocato. Giocatore fondamentale. Certo. Per il Milan è un fattore la sua assenza, ovviamente in negativo. Giocherà Florenzi al suo posto, due dubbi di formazione, Adli e Bennacer, uno dei due al fianco di Reinders, e dietro uno tra Gabbia e Ciao al posto di Tomori. Secondo me Gabbia. Secondo faccio me vedere la probabile. Non lo so. Non lo so perché in coppia con Tomori. La probabile che da Sport Media siete no, questa. In coppia. Ovviamente Meñan, Florenzi, Tomori, Ciao, Calabria e poi Bennacer, Reinders la da centrocampo, questa è la probabile, però Leao, Loftus-Cheek, Pulisic ovviamente alle spalle di Giroud che ritorna da una pausa io oggi non avrei dubbi nel metterti Adli e non Bennacer e Gabbia, no, avrei qualche dubbio anch'io perché Bennacer è ritornato acciaccato anche lui. Se mi chiedessi di giocarti invece la mia, di giocarmi invece la mia idea, ok, ciao, per un semplice motivo: il Milan deve ritrovare la coppia titolare e alla lunga la coppia titolare, certo. Ciao Tomori e invece Adli e non Bennacer, perché Bennacer, ricordiamo, è stato spedito a casa in anticipo dall'Algeria, certo, per qualche acciacco fisico. Insomma, queste sono le novità. Se riescono, ripeto, no, ma io lo dico seriamente adesso, scherzi a parte. Vai, che abbiamo 20 secondi, veloce. No, se in una serata come quella il Milan fa punti, tanto di cappello. Perché, ripeto, secondo me ambientalmente sarà durissimo. Saluto e ringrazio Gianluca Rossi, Michael Cuomo. Grazie. Federica Di Bartolomeo e il nostro Luca Monblano collegato da Torino. Ciao. Grazie a tutti per averci seguito. Mi raccomando, non cambiate canale.